buongiorno a tutti. Io sono Lorenzo Gance, un alunno del quinto istituto comprensivo di Siracusa. Questa mattina vi facciamo ascoltare la registrazione di canti, poesie. Vi auguro un buon ascolto. Lo sai che i papà per isto alzi, alzi, alzi. E tu sei piccolina. Lo sai che i papà per isto alzi, alzi, alzi. Sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Buongiorno a tutti. Io sono Lucia Castellini e vi racconto una barzelletta. C'era una volta due bambini, uno che si chiamava Cervello e uno non lo so. Non lo so se ne andò al supermercato e comprò l'insalata. Venne un bambino e ci disse: come ti chiami? Non lo so. Come ti chiami? Non lo so. Andiamo dalla tua mamma, glielo dico. Signora, come si chiama suo figlio? Non lo so. Come si chiama? Non lo so, ma ce l'avete un cervello a casa? Sì, sta lavando i piatti. Buongiorno a tutti, io sono Sharon Rosapinta e vi recito una poesia. Dopo la pioggia. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno, è come un ponte imbandierato e il sole vi passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu, però lo si vede, questo è il male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta, questo sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra. Buongiorno a tutti, io sono Marina Di Pietro, ora vi recito una poesia. Mamma, mammuzza mia, se ne avessi a tia, rince sto mondo, mi sentissi perso, ti voglio bene, chiudi l'universo, chiudi la vista, chiudi l'anima mia, se ancora non mi sento non so appesso, ovvire mamma, e per chi pensa a tia che sia meglio la poesia. E la poesia un meglio verso. Oggi rincorro ancora la tua festa e io che non mi scordo la giornata t'offro lume il mio solo tu verso. Tu durmi la sola da vasata e fammi romere sopra il petto tuo amoroso e santo. Non so dove trovarti, non so come cercare.